Innanzitutto, complimenti sempre ai cittadini, perché i cittadini comunque vengono qui in maniera appropriata, ok? Come, che questo poteva essere anche, come dire, avevamo messo eventualmente anche in conto che qualche cittadino, tra virgolette, potesse venire anche per una condizione, come vedere, che invece va gestita all'interno del pronto soccorso. Invece la cittadinanza ha capito ovviamente che qui trattiamo codici minori e vediamo dai dati un aumento, cioè noi adesso abbiamo fatto circa 823 pazienti, abbiamo gestito ad oggi e giornalmente abbiamo una media di 10 pazienti, possiamo dire, ma abbiamo avuto punte anche di 22 e di 23 pazienti in 6 ore. Ricordo che noi il target che ci eravamo dati era quello di 30 pazienti, okay, in 6 ore. Solo per darvi un numero, un pronto soccorso di Argenta vede circa mediamente in 24 ore 35 pazienti, quindi 23 pazienti sembrano pochi rispetto ovviamente a un pronto soccorso come Cona, che fa anche 146 accessi al giorno, ma rispetto ovviamente a un pronto soccorso di più piccole dimensioni sono già numeri comunque importanti. Ecco, rispetto all'appropriatezza dell'accesso qui, secondo me è importante sottolineare un aspetto, lei già lo aveva anticipato, perché rappresenta forse uno dei timori del cittadino. Magari ho un problema, arrivo qui, non è risolvibile oppure sto molto male, che cosa succede? Cioè, lei lo ricordava prima, qui comunque è presente il presidio del 118, questo significa che comunque dovesse arrivare qui magari. E ci si accorge che la problematica è una problematica seria, viene soccorso immediatamente anche dal 118 o comunque se sono problematiche che vanno approfondite o necessitano di un invio in pronto soccorso, si può andare già con un'idea di quello che il paziente ha verso magari un pronto soccorso specialistico e non più verso quello generale. Allora, questo è importante, l'abbiamo scelto anche questa casa della comunità perché ovviamente aveva il 118 all'interno, quindi tutto il sistema dell'emergenza-urgenza, proprio quindi super sicuri. Poi è stato fatto anche un affiancamento, c'è anche la disponibilità, noi qui abbiamo anche all'interno ovviamente tutti gli specialisti, medici, due internisti, quindi anche la casistica ben appropriata. C'è ovviamente anche se questo lo ribadisco in maniera chiara, è un ambulatorio ovviamente di assistenza primaria in capo al Dipartimento di Cure Primarie, comunque una connessione ovviamente diretta con Cona, okay? Quindi alcune ovviamente dinamiche si possono presentare, ovviamente poi una comunicazione tra professionisti ovviamente è immediata. Quello che abbiamo visto ovviamente è che c'è appropriatezza, le persone vengono ovviamente magari se hanno una ferita lacero contusa, vengono se sono cadute dalla bicicletta. E quindi escludere ad esempio se è una frattura o meno, si fa una lastra e il quadro ovviamente è risolto. Ovviamente qui diciamo non è un pronto soccorso pediatrico, questa è una parte importante, neanche un pronto soccorso ginecologico, quindi ovviamente questa casistica non deve venire qui, ma come ovviamente in altre fattispecie anche di altri pronti soccorso.